Consigliere Calise, prego. La ringrazio, Presidente. Assessore, ringrazio anche lei per la relazione. Ha parlato di trasparenza e del piano triennale per la riduzione della corruzione del Comune di Milano, come di fatto attività svolte per ridurre, per migliorare la situazione. Io credo che quando si parla di trasparenza contino anche le modalità di lavoro. Questo è un esempio, dal mio punto di vista, di come lavora la Giunta Pisapia. Questo è un dossier relativo al materiale trasmesso al Tribunale di Milano. È stato consegnato durante la discussione ai consiglieri, quindi senza dare la possibilità di leggerlo per la discussione, in forma cartacea, e sono una serie di export dai database degli appalti assolutamente inutilizzabili. Certo, è molto più scenografico, se vogliamo, dare dai messi chili di trasparenza ai consiglieri, magari sulle foto vengono meglio, ma se si volesse fare qualcosa di utile sarebbe stata una mail con dei file dove era possibile ricercare le parole chiave di testo, dato che in ogni caso se uno di noi volesse lavorare su questo dovrebbe comunque chiedere l'export dai nostri database. Mi viene anche da dire che un attimo di rispetto per l'Amazzonia, dato che abbiamo distribuito tutte queste copie ognuno, ma evidentemente gli alberi di argonne da qualche parte dovranno finire, assessore. Ha parlato però anche del piano triennale dell'anticorruzione. Una delle norme del piano triennale, come merito ovviamente di questa amministrazione, io ricordo che una delle norme del piano triennale è la rotazione obbligatoria triennale dei dirigenti. Come mai ci sono dirigenti che non ruotano da più di 12 anni, quindi 4 volte il limite prefissato dal regolamento anticorruzione? Io ricordo anche che nel regolamento anticorruzione c'è una specifica norma dove non sia possibile far ruotare il dirigente per motivi di competenze, che dal mio punto di vista in alcuni casi è giustificato, in altri no, perché comunque il dirigente è sempre un manager in queste situazioni. In questi casi dove per le competenze non è possibile farli ruotare, si fanno ruotare lo staff di quella direzione. Come mai non viene fatto? Questo ovviamente inficia la credibilità di tutto il suo discorso. Se lei si appella al piano triennale dell'anticorruzione e poi parti di questo non vengono attuate dalla stessa amministrazione che l'ha approvato. Mi aggancio anche all'intervento di Tatarella sui sistemi informativi. Ha citato due elementi molto interessanti, quello degli affidamenti diretti, che sono sicuramente una parte consistente, e quella delle proroghe. E dato che c'è una volontà, da quanto capito, da parte dell'amministrazione di agire e di recepire segnalazioni, mettiamo subito sul fuoco qualcosa e spero di aver risposta dall'assessore. Allora, vediamo le proroghe dei sistemi informativi. Cito solo un bando, perché comunque l'assessorato è sicuramente più informato di me e ha più strutture per lavorarci. Sì, ma è lei che sta riferendo in merito di anticorruzione? Scusate, per cortesia. Scusate. Non può rispondere? Beh, può rispondere il sindaco che fino a poco fa era qui e che ha la delega sui sistemi informativi e l'agenda digitale. Dato che il sindaco è uscito, mi rivolgo a lei. Se il sindaco ritorna, mi rivolgo al sindaco. Se volete, interrompo e aspettiamo il ritorno del sindaco, se questo è il concetto, assessore. Ok. No, l'assessore non risponde, perché se no riapriamo la discussione infinita, diventa un loop senza fine. No, si preoccupa. Semplicemente prego. Immagino che la Giunta, dato che ha chiesto di ricevere segnalazioni, voglio anche riceverle dal Consiglio Comunale, quindi spero abbia la volontà di recepirle. Dato che Tatarella parlava di proroghe, cito uno delle gare, degli appalti, quello di Campus 2. Campus 2 sono i sistemi informativi. Prima di tutto,
Questa è una gara che British Telecom non ha mai vinto, mai, perché è subentrata un'azienda fallita. E nonostante questo è stata prorogata con dubbie motivazioni per più di un anno e mezzo. Ma ancora, al 31/12/2015, quindi a fine anno, verrà ancora prorogata. Perché? Perché la delibera non è ancora in cantiere. E questa è responsabilità della Giunta. Quindi volete anticipare e non arrivare sempre dopo? Chiaro, qui stiamo parlando di rispetto delle nostre regole. Quindi interrompere una proroga che non ha alcun motivo di essere, che se non ci muoviamo subito il 31/12 verrà rinnovata ulteriormente. Vediamo. A voi la palla. Consigliere Calise.